Carissimi, sono Anna Maria. Allora, vedo che questo argomento vi sta prendendo molto. La frase importante, diciamo, nuova che Maria ha usato riguardo la natura, sembra particolare, sembra fuori dal comune, dal linguaggio spirituale. E con il timore sempre continuo del New Age, dell'esoterismo, eccetera, è come se ci avessero anche sequestrato la bellezza invece del creato, l'ordine del creato, diceva Maria Antonietta. Allora, l'ordine del creato appartiene a Dio. Rappresenta Dio. Il creato sono le prime rivelazioni di Dio. Noi conosciamo Dio attraverso il creato, poi c'è la rivelazione, c'è la parola che è stata utile da Abramo fino ad oggi, ma la prima forma di rivelazione che Dio ha usato con ogni popolo, prima ancora della rivelazione come parola è stata la creazione, le creature, la bellezza delle creature, della natura. Oggi anche il termine natura è stato sequestrato dal New Age, dalle nuove forme esoteriche, eccetera, dagli atei. Ma in realtà la parola natura dovremmo riappropriarci di questo termine, a maggior ragione che l'ha usato proprio Maria, la Madonna. La natura è l'ordine delle cose, come Dio crea. Per cui andare contro natura, abbiamo visto quante situazioni e quanti gravi problemi etici stanno sorgendo in questi ultimi decenni riguardo al contro natura. Allora, se noi presentiamo anche ai ragazzi come adulti, presentiamo la bellezza della natura, noi già prepariamo, ariamo il cuore per la semina della parola di Dio, perché si parte dalla natura per comprendere Dio creatore, si parte dal bimbo neonato per comprendere Dio padre e creatore, eccetera, eccetera. Inoltre, carissimi, volevo anche sottolinearvi come Maria conosce bene questo mondo e sa che tante donne, soprattutto le donne, ma anche gli uomini, sono sulle chat, sono sui cellulari, sono ai computer, Facebook e tutti gli altri mezzi utilissimi, utilissimi, però a volte veramente se ne fa un uso estremo e non ci si rende conto di essere dipendenti dai cellulari, dipendenti dalle tecnologie moderne. Per cui Maria ci dice: uscite fuori, gustate il cielo, il vento tra i capelli, il sole che accarezza il volto, la tenerezza di questo tepore meraviglioso, i colori splendidi del cielo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui che Maria ci sottolinei di uscire fuori dalle abitazioni, dai pub, dalle cene interminabili nei ristoranti, tanto che è stato dovuto usare il Green Pass come, diciamo, possibilità per poter vivere nei ristoranti, nei pub, negli alberghi, eccetera, eccetera. Viviamo tra la natura. Maria ci chiede di uscire fuori dalle nostre case per amare Dio attraverso la natura. Quindi 10.000 volte Dio è presente nel tabernacolo, nell'Eucaristia, attraverso il suo corpo e il suo sangue, 10.000 volte rispetto alla natura. Ma Maria cerca di rimettere l'equilibrio nel nostro cuore, nella nostra vita, quindi riequilibrando la nostra natura. Noi siamo nati per il cielo con la C maiuscola, ma anche il cielo con la C minuscola. Noi abbiamo il verde dei prati che ci parla di Dio, abbiamo l'azzurro del cielo, abbiamo l'arancione del tramonto, il blu della notte, la luna meravigliosa con la sua forma ogni giorno diversa. Bene, carissimi, forse vi ho stancato, ma ci tenevo a dire questo. Arrivederci, Maria sia con voi e con tutti noi. Ciao amici.